Ed ora le iniziative di oggi a Firenze per il 45esimo anniversario dell'alluvione, ce ne parla Silvia Ferretti. Sono immagini mai viste, scattate nei giorni dell'alluvione da Michele Rossi, fotografo di Ponte a Greve, scomparso una decina di anni fa. 670 immagini in bianco e nero, qualcuna rara a colori. È stato il nipote di Rossi, Gerard, a trovarle in una scatola di cartone in cantina e a decidere insieme a sua zia di regalarle alla Biblioteca Nazionale. Alcune sono già state allestite in una mostra per il 45esimo anniversario dell'alluvione. Le celebrazioni sono state anche l'occasione per rilanciare una raccolta fondi, obiettivo recuperare il vecchio portone della biblioteca che nel 1966 cercò di sbarrare il passo alla furia del fiume. L'abbiamo con noi e nei nostri magazzini e vogliamo appunto restaurarlo e rimetterlo al suo posto perché deve continuare a proteggere la biblioteca, i beni culturali e è il simbolo di Firenze, secondo me, il simbolo di una città che non ha ceduto alla violenza dell'Arno, è riuscita a superare la violenza e è riuscita a riprogrammare il suo futuro. Molte le iniziative per ricordare le 35 vittime dell'alluvione, dalla messa solenne celebrata dall'arcivescovo emerito Silvano Piovanelli al lancio nel fiume di una corona d'alloro da parte del comune e di un mazzo di fiori con una delegazione della Lega Nord.